Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Adesso procederemo all'investitura dei novizi. Annunciamo con orgogliosa e con fraterna gioia che il reverendissimo padre Pietro Scaduto, parroco di questa chiesa illustre, ha accettato di seguirci quale priore della Real Compagnia e con cui abbiamo avuto il privilegio di assegnare la croce al merito per la riconquista, classe d'argento. Consegna il nostro governatore, professore cavaliere Tommaso Romano. Inviterò ora a seguire. Ci mettiamo qui. Anche qui davanti. Sì. Chiamerò i novizi che entrano a far parte della nostra Real Compagnia e cominciamo con Maria Concetta Ucciardi, che invito ad avvicinarsi, invito la consorella Allotta. Leggerà ovviamente la formula di ingresso. Thank you.
indossa appunto questo abito con onore e dignità, che sia per te e per tutti noi monito di purezza e fedeltà a Dio. Adesso il sacerdote dice l'abito. Invito la novizia Giusi Lombardo. Io Giusi prometto di essere fedele a Cristo Re, al Vangelo e a Maria Immacolata e supplico la Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, di guidarmi e assistermi per la salvezza delle anime, la difesa della vita e della tradizione cristiana. Pertanto mi impegno a diffonderne il culto e la devozione della sua fulgida figura di Beata, sovrana e madre. Il governo della compagnia è lieto, udita la tua promessa, di accoglierti come consorella. Indossa questo abito con onore e dignità, che sia per te e per tutti noi monito di purezza e fedeltà a Dio. Invito adesso il confratello Vito Di Leonardi. Già croce al merito per la Riconquista. Io, Vito Di Leonardi, prometto di essere fedele a Cristo Re, al Vangelo e a Maria Immacolata, e supplico la Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, di guidarmi e assistermi per la salvezza delle anime, la difesa della vita e della tradizione cristiana. Pertanto mi impegno a diffonderne il culto e la devozione della sua fulgida figura di Beata, sovrana e madre. Vito, il governo della compagnia è lieto, udita la tua promessa di accoglierti come confratello. Indossa questo abito con onore e dignità, che sia per te e per tutti noi monito di purezza e fedeltà a Dio. Invito il confratello Gaetano Cottone, già croce al merito per la Riconquista. Ovviamente è il governo della compagnia che ha l'onore e il piacere di vestire i propri confratelli. Prima la dottoressa Allotta e adesso il confratello Piventi. Io, Gaetano Cottone, prometto di essere fedele a Cristo Re, al volgere e alla Maria Immacolata supplico, la Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, di guidarmi e assistermi alla salvezza delle anime, la difesa della vita e della tradizione cristiana. Pertanto mi impegno a diffondere il culto e la devozione della sua fulgida figura di Beata, sovrana e madre. Gaetano, il governo della compagnia è lieto, udita la tua promessa, di accoglierti come confratello. Indossa questo abito con onore e dignità, che sia per te e per tutti noi monito di purezza e fedeltà a Dio. Invito il confratello Elio Corrao.
Io, Elio Corrao, prometto di essere fedele a Cristo Re, al Vangelo e a Maria Immacolata, e supplico la Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, di guidarmi e assistermi per la salvezza delle anime, la difesa della vita e della tradizione cristiana. Pertanto mi impegno a diffondere il culto e la devozione della sua fulgida figura di Beata Sovrana e Madre. Elio, il governo della compagnia è lieto, udita la tua promessa, di accoglierti come confratello. Indossa questo abito con onore e dignità, che sia per te e per tutti noi monito di purezza e di fedeltà a Dio. In questa occasione ci piace salutare e ringraziare per la presenza gli altri cavalieri degli altri ordini che sono venuti a onorare la Beata e il nostro Signore Cristo Re, le rappresentanti dei convegni di Maria Cristina, il dottoressa Consiglio e Baltanza, il dottore Pippo Enea e il professore Aiello e Fardella. Preghiamo. Ascolto, Padre, le preghiere del tuo popolo in attesa del tuo Figlio, che viene nell'umiltà della condizione umana. La nostra gioia si compie alla fine dei tempi, quando Egli verrà nella gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Sofonia. Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non vedrai più la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, come nei giorni di festa. Parola di Dio. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa, a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede. Cantiamo al Signore un canto nuovo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Sorgi, splendore di luce eterna e sole di giustizia, vieni e illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Parola del Signore. Seduti. È sempre un motivo, ecco, di gioia, motivo di ringraziamento al Signore per tutti i benefici che concede, ci concede. E fra tutti, ecco, questa beata è una regina. Certo, ai nostri tempi, beata, una regina, suona un pochettino male. Ma è questo, ecco, la cosa, il cristianesimo, ecco, il cristiano, quello che appartiene a Cristo, è quel dare, quell'input, quel far suonare, ecco, male qualche cosa, perché gli altri, ecco, comprendono, capiscono che seguire Cristo è qualcosa di grande. Non è, ecco, tanto per, ecco, essere cristiani, a me piace dire sempre, ricordare quel pezzettino di carta del battesimo, ma essere cristiani significa impegnarsi, così come la beata Maria Cristina di Savoia si è impegnata pur essendo regina, ecco, era chiamata la regina dei poveri, colei che era vicino alla gente. Ecco, chi è sovrano, chi re può essere vicino a chi è povero, a chi ha bisogno? Certo, nei nostri tempi non credo, perché ognuno, ecco, pensa per sé, ma questa regina è commossa, ecco, mossa dallo Spirito Santo, mossa, ecco, da quell'amore. Credo che anche i suoi genitori gli avevano dato, inculcato quel, ecco, quell'amore, quella preferenza per i poveri, per i più piccoli, ecco, così come il Signore. Cristo certo non ha avuto preferenza per i ricchi, per i superbi o quelli, ecco, che si sentivano grandi, ma ha preferito i piccoli, gli ultimi. Quindi vedete, ecco, come, ecco, noi dobbiamo andare incontro ai piccoli, a coloro che hanno bisogno, coloro che hanno bisogno. Quindi è un impegno, bellissimo questo impegno, ecco, che ci siamo presi, ecco, che io prometto di essere fedele a Cristo Re, al Vangelo e a Maria Immacolata, e supplico la Beata Maria Cristina di Savoia, regina delle due Sicilie. Quindi vedete, ecco, chiediamo questo aiuto all'Immacolata, a Maria, e chiediamo anche a Maria Cristina, lei che è beata, lei che contempla il volto di Dio, lei che contempla il volto della Beata Vergine Maria. Quindi vedete, ecco, come, ecco, nell'umiltà il Signore ci sceglie. Certo, portare, ecco, essere investiti in questa parrocchia. Ci sono tre confraternite e diversi gruppi. Ecco, ogni tanto nelle confraternite, ecco, vengono accolti i novizi. E c'è anche una formula, ecco, di accoglienza dei novizi, i quali, ecco, si impegnano a custodire, a volgere con lo sguardo a Maria, ma soprattutto essere i testimoni. Quindi, ecco, noi siamo chiamati ad essere i testimoni di Cristo attraverso il cammino di fede che dobbiamo fare. Attenzione, è un cammino di fede, un cammino che mi deve portare a
celebrare la misericordia di Dio, a celebrare la grandezza di Dio nella nostra vita. Ecco, noi dobbiamo, Giovanni a un certo punto dice che lui deve diminuire e Cristo deve, ecco, crescere. Così dobbiamo fare. Ecco, Giovanni, ecco che si fa piccolo per fare spazio, ecco, per dare spazio a Cristo. Non sono io, dice, che devo venire, ecco, verrà uno più forte di me, che il quale non sono degno di scioglierne i legacci dei sandali. Quindi vedete, ecco, un gradino è sempre in giù. Non dobbiamo esaltarci o diventare superbi, perché dice, ecco, la Sacra Scrittura attraverso il Magnificat, ecco, che Dio è innalzato gli umili ma ha rovesciato i potenti dei troni, i superbi, ecco, lui non se ne fa niente. Ecco, Dio guarda il cuore umile, il cuore piccolo. Quindi vedete, ecco, fa parte, ecco, di questa compagnia. Io ringrazio al governatore, ecco, tutti voi, ecco, di avermi dato, ecco, questo ruolo, ecco, il priore nel vostro, ecco, nella vostra reale compagnia. Ma ecco, tutto questo sia fatto, dice San Pietro, ecco, nell'umiltà, nella piccolezza, perché coloro, ecco, che ci domanderanno e ci chiederanno: ma voi perché siete così? Ma voi, ecco, perché state facendo questo cammino? Noi potremmo dire: noi facciamo questo cammino perché attraverso questo cammino possiamo dare lode e gloria al Signore, attraverso, ecco, questa figura della regina Maria Cristina di Savoia. Ecco, lei credo che non si sia data delle arie, ma subito si è messa là, ecco, pronta a far sì che la sua vita, ecco, era spesa per i poveri, per coloro che avevano bisogno di guidarmi e assistermi per la salvezza delle anime, la difesa della vita e della tradizione cristiana. Quindi guidarmi, assistermi per la salvezza delle anime. Quindi vedete, ecco, seguire, ecco, portare agli altri questa figura della regina, ecco, ci comporta una testimonianza ovunque là ci troviamo, nel mondo del lavoro, nella società, nella famiglia, ecco, gli incarichi che abbiamo, a parte, ecco, queste, ecco, della reale compagnia, ma ecco, proprio Cristo ci vuole, ecco, santi là dove siamo, ci vuole testimoni là dove siamo. Non è che la testimonianza deve rimanere qua, ecco, è bello, ecco, stare qua insieme, ma la forza sta proprio nel testimoniare fuori di qua, dove, ecco, fuori non c'è, ecco, non si vive il Cristo. Ecco, andiamo verso una cristianizzazione. Ecco, io l'altra volta ero in macchina, ascoltavo Radio Maria, Padre Livio, dove, ecco, c'è la Francia che ha vietato, che so, di farsi il segno della croce, ecco, al pubblico, o di fare i presepi, questo e quell'altro. Ma noi, ecco, questo credo che non arriveremo, perché, ecco, se noi diciamo, ecco, di impegnarci per ecco, a diffondere la tradizione cristiana, la difesa della vita e della tradizione cristiana, ecco, noi dobbiamo essere non gli estremisti, questo no, ma tutto questo, dice sempre San Pietro, e così ha fatto nella dolcezza e nella mitezza. Ecco, gli altri incontreranno il Cristo attraverso la nostra mitezza, la nostra umiltà, che poi è l'umiltà di Cristo e la mitezza di Cristo. Ecco, noi siamo tutti cristiani, quindi, ecco, Cristo attraverso queste figure, attraverso, ecco, questi santi, attraverso queste beati, loro, ecco, vedete, nel mondo e nella vita chissà quanti, ecco, quante persone si sono spese, ecco, hanno dato la propria vita per Cristo, magari, ecco, non conosciute. Maria Cristina è stata, ecco, riconosciuta dalla Chiesa proprio come beata, ecco,
è una vita nel Signore. Certo, a quei tempi, nel 1800, fare la regina non era una cosa facile, ecco, perché c'erano altre preoccupazioni, altre cose, ma subito lei dice no, il mio spendere la vita è per i poveri, è per gli ultimi. Quindi, ed ecco, ha dato priorità a questo. Ma tutto questo da dove? Ecco, gli veniva, se non da una, ecco, famiglia, ecco, dove gli hanno trasmesso i valori, quei valori cristiani. Quindi, ecco, noi siamo chiamati come famiglie, ecco, come uomini di Cristo, a proprio a divulgare questo amore per il Signore, a dare a coloro che sono accanto a noi i valori che sono propri, ecco, del cristianesimo, che sono propri della famiglia. Quindi, ecco, dobbiamo chiedere proprio a loro di aiutarci a vivere una vita in sintonia con Cristo. Proprio ci separano pochissimi giorni dal Natale del nostro Signore Gesù Cristo. Non è, ecco, il Natale delle feste, ecco, delle cose, il Natale, ecco, è la gioia, chiedere a Cristo di venire nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, ecco, nei nostri cuori e nel mondo, ma soprattutto in quei cuori che non conoscono, ecco, l'amore del Signore. E noi siamo chiamati attraverso, ecco, questa figura di questa donna, ecco, di questa regina, di questa, ecco, beata, di poter attraverso di lei, ecco, fare conoscere Cristo nella carità. Ecco, la carità non è solamente quella, ecco, materiale che noi possiamo fare, ma la carità è soprattutto l'amore, ecco, l'amore, proprio quell'amore che è stato riversato nei nostri cuori, che è capace, ecco, di abbattere qualsiasi muro, ecco, qualsiasi pregiudizio. Quindi anche noi, ecco, dobbiamo vivere nella nostra compagnia, ecco, in questo cammino, ecco, i valori che sono di Gesù Cristo, soprattutto l'ascoltare. Abbiamo ascoltato il Vangelo dove, ecco, quando Maria va da Elisabetta, il bambino Giovanni, appena sente la voce di Maria, ne sussulta nel grembo. Quindi, ecco, questa gioia dell'ascolto, questa gioia del Cristo che parla al mio cuore, che parla alla mia vita e che mi dice, ecco, di seguirlo. Ecco, mi dice, tu seguimi, vedete la chiamata, ecco, Cristo che ci chiama a seguirlo, ad essere i testimoni del suo amore. Ed ecco, ci chiama attraverso la regina, attraverso Maria Cristina, ecco, ci chiama, è una cosa bella questo, sentire questa voce e dire, eccomi, io sono qua. Quindi è bello anche questa comunione anche con gli altri ordini cavallereschi, e ci sono anche l'ordine, ecco, delle guardie d'onore al Pantheon. Quindi vedete come, ecco, il Signore ci unisce tutti in una sola strada, in una sola meta, che è quella sua, Quindi, ecco, il dare la testimonianza del suo amore agli altri attraverso, ecco, questa figura di questa donna grandissima, ecco, di questa donna che ha speso tutto, ecco, per gli altri, ecco, ha speso tutto per il Signore, donandosi agli altri. Quindi, ecco, grazie Maria, ecco, Cristina, ecco, grazie Regina, ecco, perché ancora, ecco, ci fai contemplare, ecco, questi valori che non sono venuti meno e che noi, ecco, cerchiamo nel nostro piccolo, ecco, di portarli avanti, soprattutto, ecco, quello di rileggere, ecco, lo dico ai novizi, un po' a tutti, ecco, quello di rileggere, ecco, queste promesse che abbiamo fatto, che avete fatto. Prometto di essere fedele a Cristo, Re, al Vangelo e a Maria Immacolata. Supplico la Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, di guidarmi e assistermi per la salvezza delle anime, la difesa della vita e della tradizione cristiana,
Pertanto mi impegno a diffonderne il culto e la devozione della sua fulgida figura di beata, sovrana e madre. Quindi ecco, noi ci prendiamo questo impegno, ma tutto questo, ecco, ci deve portare a Cristo Signore. Ecco, proprio questa santa donna, ecco, credo che aveva come, ecco, come meta, come forza il Signore, il Cristo, che l'ha accompagnata sempre in questa sua missione. Ecco, che ci accompagni il Cristo, ecco, in questa nostra missione di non, ecco, di chissà che cosa, ma solamente, ecco, quella missione di testimoni del Vangelo di Cristo, di testimoni di Cristo. Ecco, e lo chiediamo al Signore proprio per intercessione della beata Maria Cristina di Savoia. Amen. Il Signore viene a salvarci e a costruire il suo regno, e diamo un segno della sua potenza e della sua misericordia, e diciamo insieme: Signore, ascoltaci. E la Santa Chiesa, perché il Signore l'aiuti a riscoprire e a vivere le novità del primo Natale, nell'attesa del suo avvento glorioso, preghiamo. Per quanti cercano un posto nella vita e nella società, perché sia dato ad ogni uomo il diritto e la possibilità di attuare la propria vocazione personale e sociale, preghiamo. Per coloro che soffrono nell'infermità e nella miseria e nella solitudine, perché sentano nel nostro fraterno aiuto la vicinanza del Signore che viene, preghiamo. Per le nostre comunità, perché nell'attesa del Cristo liberatore compiono opera di giustizia e di pace, preghiamo. Per noi tutti, perché lo Spirito del Padre ci dia la forza di troncare ogni comportamento ambiguo e di incamminarci con cuore libero e ardente incontro al Signore, preghiamo. O Dio, che sei liberatore dei poveri, vieni incontro alle speranze di quanti ti cercano con cuore sincero, e dona a tutti i tuoi figli di esultare nello Spirito per la venuta del Salvatore, per Cristo nostro Signore. Thank you.
veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con la Beata Maria Cristina, con tutti gli apostoli e i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nel cielo, sia santo. I nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sempre libri dal peccato e sicuri da ogni tutto.
prima della consegna delle croci al merito, io invito il nostro governatore, il professore Tommaso Romano, a raggiungermi al microfono per un saluto. Carissime consorelle, cari confratelli, soprattutto un saluto corale, lo diamo, e un ringraziamento al Reverendissimo Padre Pietro Scaduto, che è il nostro priore qui a Palermo, è il terzo dopo Padre Avvinti e il priore di Agrigento, e questa solenne cerimonia testimonia del cammino che il governo, che voglio salutare, della compagnia ha potuto e voluto svolgere in questi 3 anni di attività, da quando proprio nel mese di dicembre si formò il comitato per la celebrazione alla beatificazione di Maria Cristina come beata. Il governo della compagnia, subito dopo si formò la compagnia appunto della beata Maria Cristina, a seguito del 25 di gennaio, quando col solenne Te Deum organizzato da noi, dal comitato che poi è diventato compagnia e a cui oggi sono entrati a far parte anche altre consorelle e confratelli, e questo governo ha tenuto un po' a sottolineare il ruolo, ma anche e soprattutto l'abnegazione, la venerazione e il culto rivolto alla beata. Volevo salutare quindi i miei confratelli e consorelle del governo, che sono appunto il confratello Vito Mauro, la consorella Maria Patrizia Allotta, il confratello Michele Pivetti Gagliardi e il confratello Franco D'Appolito, che rappresenta anche, insieme agli intervenuti delle guardie d'onore alle reali tombe del Pantheon, un momento importante di unione fra una compagnia che, diciamo, seguendo le orme delle confraternite ma anche delle compagnie medievali, intende, attraverso le investiture ma facendo una vita cristiana e soprattutto cercando di sviluppare il culto a Maria Cristina, anche invocandola come nostra patrona da un lato, ma anche per le necessarie grazie che noi richiediamo tutti alla sua splendida figura. Il nostro priore ha ricordato la figura splendida di questa nostra beata, che ha unito, prima di unire l'Italia, l'ha unito fra un sovrano illuminato e certamente di grande importanza, qual è stato Re Ferdinando, con una figlia di un re di Savoia, Maria Cristina appunto, e forse ha unito prima l'Italia, e se questa fosse stata la via anche confederale, forse avremmo avuto anche un'Italia unita prima e probabilmente anche meglio. I disegni però della Provvidenza ci hanno portato, dopo tanti anni di culto, e voglio ringraziare in particolare, oltre a tutti i fedeli, naturalmente a Napoli, ma sparsi in tutto il mondo, i convegni della beata Maria Cristina, prima venerabile, qui rappresentati ai massimi livelli, che hanno tenuto negli anni, nei decenni, la figura e l'opera di Maria Cristina ai massimi livelli. Ringrazio anche i cavalieri degli altri ordini che sono voluti essere presenti, li ringrazio perché naturalmente questa è un'assemblea aperta, non è un luogo né di casta né di legittimità, è soltanto un luogo di fraterno incontro. Il nostro compito, soprattutto lo dico ai confratelli, e successivamente, come voi sapete, avremo le croci al merito. Croci al merito che sono il segno di un primo momento di unione, ma anche di considerazione per ciò che con sorelle, con fratelli, anche non appartenenti alla compagnia, rappresentano la società
soprattutto come cristiani impegnati, come donne e uomini che hanno testimoniato, testimoniano e voglio testimoniare il Vangelo nella tradizione, nella retta ragione e soprattutto nella fedeltà ai valori di sempre. Quella Chiesa di sempre che Gesù Cristo ha fondato 2000 anni fa e che ha 2000 anni di storia intera. Volevo ringraziare poi in particolare l'aiuto del Gran Cancelliere, Cavaliere Antonino Sala, il quale naturalmente è assolutamente il primus inter pares insieme al Governo e che ha svolto e svolge una grande e intensa attività a favore della compagnia, anche con la manifestazione estiva che noi facciamo e con la solenne Santa Messa che si svolge a Villa Franca di Sicilia. Inoltre un mio ringraziamento particolare, lo faremo anche ufficialmente a dopo la consegna delle croci, al maestro Enzo Marino e a questo splendido coro Symposium che naturalmente rappresenta non solo la bellezza del canto ma anche la grazia, il modo per come dovrebbe sempre essere rappresentata la liturgia. Caro Priore, abbiamo messo un po' di tende, non per invadere la parrocchia ovviamente, ma per essere discretamente presenti, ma convintamente presenti anche a tutte le celebrazioni eucaristiche e soprattutto ai grandi momenti della vita di questa Chiesa, quelli del Venerdì Santo, delle processioni, del Corpus Domini, ma anche quello di aprire qui una finestra di venerazione ulteriore alla Beata. Infatti in questa Chiesa sarà presto realizzato un quadro che speriamo possa essere appunto opera di un nostro confratello appena diciamo consacrato, che è il maestro Corrao, che possa essere appunto accolto in questa Chiesa. Quindi io vi ringrazio, adesso procediamo, ma voglio dire anche un'altra cosa al termine di questo breve intervento, che il nostro impegno è un impegno a favore anche di una scelta cavalleresca di vita. Cavalleresca significa non per mettere un manto, un mantello, che ha poco valore, quanto anche nei colori, nella simbologia che noi abbiamo scelto a suo tempo, quello di rappresentare la grande purezza di Maria Cristina che è morta per dare alla luce il figlio, che poi fu Francesco II, ultimo re delle due Sicilie, con il segno anche del celeste, dei colori mariani e naturalmente col nostro simbolo. Tutte cose che hanno una ragione, un fondamento, perché anche la simbologia è un grande momento di meditazione, di contemplazione e di unità. Dicevo che poi alla fine, speriamo anche con tutti i numerosi presenti, i fedeli, di poter essere qui insieme anche per poter fare un momento così di fotografie insieme, eccetera, ma soprattutto invito tutti quelli che fossero interessati a poter essere presenti nella compagnia di fare una domanda di ammissione, di seguire poi la via della preparazione, perché naturalmente l'ingresso della compagnia è un ingresso diciamo di tipo di un cammino che si realizza appunto nella vestizione solenne come abbiamo fatto oggi, semplice come avete visto, con la promessa e quindi con il modo di rappresentare degnamente il mantello. Anche per le croci al merito c'è un segno di unità ed è il segno del nostro riconoscimento modesto e tuttavia sincero rispetto alle loro personalità, a tutti coloro che prenderanno appunto quest'altro piccolo segno di onore che noi vogliamo dare con semplicità. Questo è in fondo la nostra missione, quella di aiutare anche i sofferenti, i poveri di questa città e in particolare di questo rione, per avere rione illustre, importante nel cuore della città, di questa splendida chiesa che anche ci siamo impegnati gradatamente a poter sostenere in alcuni piccoli restauri che possono essere naturalmente il segno anche della nostra presenza. Si lauda Gesù Cristo.
Adesso procediamo con la consegna delle croci al merito per la riconquista. Chiamo nobiluomo Giovanni Bruno. Nobildonna Anna Maria Burgio. Nobildonna Eleonora Chiavetta Di Giovanni. Nobiluomo Elio Corrao. Che i nuovi confratelli riceveranno. Nobiluomo Andrea Di Giovanna. Guardia d'onore del Pantheon. Nobildonna Adalpina Fabbra Bignardelli. Nobiluomo Pietro Di Marco. Nobiluomo Vincenzo Fardella de Kenfor. Nobildonna Anna D'Alia. Nobiluomo Leonardo Gentile. Nobiluomo Francesco Paolo Gianni Livigni.
Nobiluomo Giuseppe Giordano. Nobiluomo Gaetano Licata. Nobiluomo Damiano Livecchi. Nobiluomo Antonio Martorana. Nobildonna Loredana Mormino Bianchi. Nobiluomo Alfredo Riccardo Neto di Sperlinga. Nobiluomo Franco Pasanisi. Nobiluomo Rocco Sardisco. Nobildonna Giusi Lombardo. La nobildonna Maria Concetta Ucciardi.
l'uomo Antonino Sortino. Nobiluomo Gaetano Scaduto. Non c'è. Prima chiedi se ci sono. Il nobiluomo Filippo Sgroi. Noi questa targa, che non è soltanto una targa di ricordo, ma istituiamo questa targa intitolata Tradizione Regale 2016 a cura al coro, naturalmente diretto dal maestro, in questa fausta occasione, e può essere anche un bel modo per cominciare una tradizione, soprattutto per ringraziare quello che state facendo. Abbiamo ricevuto ieri un nuovo confratello, oltre ai confratelli che si sono uniti a noi, che saluto e a cui faccio i migliori auguri, dal Madrid. Vorrei che Tommaso, il nostro governatore, illustrasse anche la figura. Sì, appunto, prima di concludere, penso con un canto, no? Maestro, ecco. Prima di concludere volevo annunciare, ma sarà fatto solennemente al prossimo mese di maggio, l'ingresso di un confratello d'onore importante per tutti noi, che è il vice auditorio generale dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, Sua Eccellenza Amadeo Rey Martín y Cabises, di Madrid, che è la terza carica dell'Ordine Costantiniano nel mondo, che ha accettato di essere confratello di onore e sarà accolto in questa chiesa nell'occasione della venuta del principe Pietro Borbone di Sicilia, che avverrà appunto nel mese di maggio. Volevo annunciarlo perché lui ha mandato un messaggio molto bello di ringraziamento e di partecipazione e di saluto a tutti voi. Grazie, veramente non dimenticate di fare poi una bella fotografia insieme tutti i decorati, ma anche gli amici. Invito confratello Vito Mauro a declamare la nostra preghiera a Maria Cristina di Savoia e vi invito di alzarci in piedi. O beata Maria Cristina, risplende nella gloria di Dio il tuo nobile e generoso esempio di preghiera ardente e dedizione costante agli ultimi. Il manto della tua regalità avvolge e ama tutti e ognuno, donando senza limiti il bene. Cristo Re e la Vergine Maria Regina, col coro dei santi e degli angeli, furono il costante, devoto tuo riferimento, candida e operosa donna di misericordia, regina per il popolo, sposa esemplare e tenera madre, fino al sacrificio supremo della vita per la vita. Assisti, guida e conforta anche noi, figli di Sicilia, che a te ci rivolgiamo con ardente speranza e rinnovata fede. Amen. Diamo la benedizione. Volevo dirvi, dire al Signore insieme, grazie per questo momento di comunione
per questo momento di testimonianza, ma soprattutto ecco l'inizio di questo cammino insieme. Ecco, è un cammino che ci deve portare alla santità, ecco, un cammino che ci deve portare a testimoniare il Cristo, ecco, che sta per venire, ecco, di nuovo, ecco, nella nostra vita. Ecco, un grazie sempre alla corale, questa corale che, ecco, che gioca in casa, ecco, questa corale, ecco, viene ospitata, è ospitata qua, ecco, ospiti, ecco, per modo di dire, perché siete, ecco, voi, ecco, fate parte, ecco, di questa parrocchia, ecco, loro fanno le prove qua, in questa chiesa. Quindi, ecco, anche c'è un'altra, sempre, ecco, una coincidenza. In questa chiesa, in questa parrocchia, noi abbiamo anche il gruppo della Vergine dei Poveri. E Maria, ecco, Cristina, chiamata Regina dei Poveri. Quindi, vedete, ecco, la povertà, non tanto, ecco, quella materiale, ma deve essere, ecco, quella spirituale. Ecco, la Vergine dei Poveri che viene, ecco, lei dice, ecco, io sono venuta ad alleviare le sofferenze. Ecco, chi è Maria Cristina? Ecco, è la Vergine Santissima, possono intercedere per noi, presso suo figlio Gesù, affinché anche noi, ecco, possiamo essere poveri di spirito per accogliere il grande Re, ecco, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Ad ogni invocazione risponderemo Amen. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace.